La società di oggi è composta da una serie di istituzioni, dalle istituzioni politiche a quelle giuridiche a quelle religiose. È ovvia la profonda influenza che queste sovrastrutture hanno nel dare forma ai nostri giudizi e alle nostre opinioni. Fra tutte le istituzioni sociali da cui siamo diretti e condizionati fin dalla nascita, non sembra esserci alcun sistema dato per scontato e così poco compreso come quello monetario. Anche in periodi di profonda crisi economica, quando sarebbe legittimo dubitare della loro funzionalità, le istituzioni monetarie continuano ad esistere come una sorta di dogma. Un dogma fra i più forti mai esistiti. Ma in un mondo in cui l'1% della popolazione possiede il 40% della ricchezza planetaria, in un mondo in cui 34.000 bambini muoiono ogni giorno per povertà e prevenibili malattie, dove il 50% della popolazione mondiale vive con meno di 2 euro al giorno e dove la restante classe media assiste quotidianamente al proprio impoverimento, una cosa è chiara. C'è qualcosa di profondamente sbagliato. Il denaro è il sangue che dà vita a tutte le nostre istituzioni. Ma domande quali? Chi crea il denaro? In base a cosa lo crea? Cos'è il debito pubblico? Chi è il creditore di questo debito? Hanno risposte trascurate dalla maggior parte della popolazione. Sfortunatamente, infatti, l'economia e i suoi processi tecnici appaiono caotici e noiosi, e lo scorrere di notizie in gergo economico, insieme ad incomprensibili grafici, sigle e percentuali, sono un ottimo deterrente al suo studio. La realtà è che la complessità associata con il sistema finanziario è soltanto una maschera, progettata per nascondere uno dei meccanismi socialmente più paralizzanti che l'umanità abbia mai introdotto. Il denaro, sotto forma di moneta metallica, nacque per semplificare gli scambi di beni sostituendosi lentamente alla pratica del baratto, ossia allo scambio diretto di merci. Queste monete metalliche, coniate dal re o l'imperatore di turno, erano per la maggior parte prodotte in oro o argento, quindi avendo un valore fisico, ben si prestavano allo scopo di favorire gli scambi e semplificare i commerci. Ecco la nascita delle prime banche private, custodi dell'oro e degli altri oggetti preziosi del cliente. Esse rilasciavano in cambio del deposito una ricevuta, la nota di banco, che certificava l'esistenza del deposito stesso. Per alcuni anni questo rimase il meccanismo di creazione del denaro. Ad ogni banconota corrispondeva un valore equivalente in oro depositato in qualche banca. Prendiamo ad esempio la banconota più famosa tra tutte, il dollaro. Fino al 1933, su una qualsiasi banconota da un dollaro si poteva leggere convertibile in oro. È importante sottolineare che, con poche eccezioni tra le economie occidentali, le banche mantengono ancora oggi la loro natura, il controllo da parte di privati. La Fed, o Federal Reserve, è la banca centrale americana ed è privata sia nella forma che nella sostanza. Cosa dire della nostra Banca d'Italia? La Banca d'Italia è parte del sistema europeo di banche centrali e possiede una quota del 14% della Banca Centrale Europea. Agendo per conto della stessa, la possiamo identificare come una vera e propria filiale della BCE. Nel sito ufficiale, essa si descrive istituto di diritto pubblico, ma attenzione, pubblico non significa statale, pubblico significa che le partecipazioni delle quote della banca sono aperte al pubblico. Chi ha in mano queste quote? La risposta è tra i dati forniti dalla banca stessa. Leggiamo che, tolte le quote appartenenti all'INPS e all'INAIL, il restante 94,6% è in mano ad altre SPA private, prime fra tutte Intesa San Paolo SPA, Unicredit SPA, Assicurazioni Generali SPA. Leggendo gli articoli riportati sullo statuto, troviamo che gli stessi proprietari eleggono un consiglio superiore, il quale addirittura indica al Consiglio dei Ministri chi si è gradito come governatore della banca, ottenendo così proprietà in quote, amministrazione e controllo della banca stessa. Ma la Banca d'Italia non risponde delle sue azioni al Parlamento. Da questo decreto del 2006 leggiamo che l'attuale obbligo si limita nel trasmettere al Parlamento una relazione sull'attività svolta. Abbiamo messo sul tavolo solo il primo pezzo del puzzle e già il quadro generale si prospetta preoccupante.
Le istituzioni che in Italia, come in America, come nella maggior parte delle economie occidentali, sono preposte alla stampa ed emissione di denaro, non sono statali come sarebbe logico fossero, sono istituzioni controllate da privati. Torniamo all'esame del dollaro americano e vediamo cosa sia effettivamente successo nel 1933. L'America vive da più di 3 anni un momento di forte depressione e collasso economico. Per la Fed, il momento è propizio per solidificare il suo potere, acquisendo le banche rivali a prezzi stracciati, intere corporazioni pagandole una piccola frazione del loro valore reale, e infine, con la scusa di porre fine alla depressione grazie all'ordine esecutivo del 1 maggio 1933, la Fed rastrella tutto l'oro disponibile nel sistema, rapinando di fatto la gente di quel poco di ricchezza rimasta. La pena per chi non consegna il suo oro alla Fed è la reclusione per 10 anni. Ora che la Fed è in pratica l'unica istituzione a possedere oro, le regole sulla stampa delle banconote sono a sua completa discrezione. Ecco infatti sparire la dicitura convertibile in oro ed apparire moneta a corso legale. Ossia, questa banconota non rappresenta più l'oro che ne ha giustificato il valore. Questa moneta è un valore. Una volta la banca stampava dei soldi, ma aveva una riserva di oro e in base all'oro stampava dei soldi. È successo questo. Perché abbiamo l'economia in dollari? Perché dopo la guerra gli americani, attraverso la Federal Bank, la loro banca, hanno stampato, senza avere la copertura in oro, 90 miliardi di dollari dell'epoca e hanno impestato di fogli di carta senza copertura. Poi nel 71 Nixon è uscito e ha detto: signori, non c'è copertura di oro, perché l'oro è questo qui, ce l'avete, o siete indebitati di carta o siete indebitati o ci credete che questo è l'oro. Tutti avevano dollari, hanno accettato che un pezzo di carta diventasse, e non è un pezzo di carta. Sarà lecito dunque chiedersi, se non più in base all'oro, in base a cosa vengono stampate oggi le banconote? Troviamo la risposta in un documento ufficiale della Fed, intitolato Modern Money Mechanics, ossia Meccaniche della moneta moderna. Questa pubblicazione rappresenta nel dettaglio le procedure istituzionali per la creazione della moneta utilizzate dalla Federal Reserve e dalla rete di banche commerciali mondiali che sostiene. A pagina 1 leggiamo: lo scopo di questa pubblicazione è di descrivere le basi del processo di creazione della moneta in un sistema bancario a riserva frazionaria. Poi, facendo uso di terminologia bancaria, procede nella descrizione di questo processo. Per noi in Italia il meccanismo non è differente ed è materia di studio universitaria. Tale descrizione e la sua applicazione nella creazione del denaro sono disponibili in un qualsiasi testo in materia. E la sintesi può essere spiegata.